Buon pomeriggio e bentornati al flash di aggiornamento sulle principali notizie a metà giornata. Il New York Times ha rivelato che il presidente americano Trump ha parlato spesso con i suoi collaboratori dell'idea di fortificare il muro al confine col Messico con una trincea d'acqua piena di serpenti e coccodrilli, sollecitando più volte nei confronti dei suoi collaboratori una stima dei costi. Il quotidiano newyorkese si è basato su interviste con diversi funzionari dell'amministrazione Trump. Il presidente fece marcia indietro, poi gli fu spiegato che era illegale, ma in un altro incontro suggerì che sparassero ai migranti alle gambe e voleva anche un muro elettrificato. La cronaca adesso ci porta a Foggia, dove la Guardia di Finanza ha scoperto l'impiego di 42 lavoratori in nero presso una struttura del capoluogo Dauno. In dettaglio, i finanzieri hanno condotto una specifica indagine indagando su una struttura operante nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento. All'esito dei riscontri è emerso che i 42 lavoratori erano privi di copertura assicurativa e di regolare assunzione e tra l'altro si è scoperto che il personale era stato reclutato tramite una chat di gruppo. Il governatore regionale Michele Emiliano è stato premiato a Roma per l'impegno della regione Puglia sull'ambiente e sul clima. Sentiamolo.